Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di uva partendo semplicemente dal frutto. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi un grappolo di uva che abbia dei chicchi belli maturi. L'unica cosa che vi chiedo di controllare è che questo non derivi da piante geneticamente modificate, perché sennò rischiereste di trovarne all'interno dei semi che sono sterili o peggio ancora di non trovarne. Procuratovi il grappolo, dovrete fare la cernita dei chicchi. Tante più piantine vorrete ottenere, tanti più chicchi dovrete selezionare. Scelti i chicchi, per estrarne i semi dall'interno sarà sufficiente procurarsi un cucchiaino, un coltello ed aprirli a metà. Prendete un chicco e fate in questa maniera, guardate. Ecco qua. Niente di più. Abbiamo così aperto il frutto e dall'interno potremo trovare, guardate. Facendo così, i semini. Sarà davvero facile estrarli. Ed alla fine otterremo i semi. Considerate che questi potranno essere utilizzati direttamente come li avete estratti dal chicco, senza essere lavati, a meno che voi non vogliate poi metterli da parte e utilizzarli in primavera. Allora a quel punto vi consiglio di lavarli. E mediamente per ogni chicco si estraggono da 1 a 4 semi. Adesso procuratevi un contenitore di plastica che abbia un coperchio in modo che si possa aprire e chiudere. Questo permetterà di creare un effetto serra all'interno dello stesso. Poi riempitelo quasi fino all'orlo con della terra che non è nient'altro che della torba di buona qualità. Riempito il contenitore col terreno, prendiamo i semi, prendiamo una pinzetta come questa, guardate, niente di più, ed andiamo a procedere con l'operazione di semina. Quindi prendiamo i singoli semi e li andiamo ad adagiare nel terreno. E cerchiamo di sfruttare il terreno nel miglior modo possibile, quindi di non lasciare spazi vuoti. Come potete notare, io ho lasciato 2 cm tra un seme e l'altro. Questa è la distanza che permetterà ai semini di svilupparsi finché sono qui in questo contenitore senza che una piantina, una volta nata, vada ad interferire con la crescita degli altri. Quindi, una volta fatta questa operazione, sarà sufficiente premere una leggera pressione col dito, guardate, così niente di più, in tutti i semi che abbiamo messo e affondiamo i semi più o meno per 1 cm e poi copriamo col terreno che c'è intorno, così. Ok, finita questa operazione basterà prendere un vaporizzatore e bagnare abbondantemente il terreno. Ok, bagnato il terreno sarà sufficiente chiudere con il coperchio ed aspettare che le piantine spuntino. Una volta che queste saranno spuntate, sarà sufficiente aprire di nuovo il coperchio in modo che questo non impedisca la crescita delle stesse. Trascorso circa un mese, se andiamo a verificare a che punto siano i semi, potremo notare che il primo ha già iniziato a germinare. Eccola qua, la prima piantina che sta spuntando fuori dal terreno. Guardate. Trascorse meno di 24 ore potremmo notare che la pianta è cresciuta davvero a dismisura. Considerate che ieri era alta più o meno 0,5 cm ed aveva ancora la testolina all'interno del terreno. Oggi è più o meno 3 cm ed è completamente spuntata fuori dalla terra. Trascorsi altri 2 giorni, se andiamo a riprendere la piantina potremmo notare che questa è cresciuta davvero tantissimo. Cresce a vista d'occhio. Trascorso qualche altro giorno potremmo notare che la piantina, al posto di crescere in altezza, ha cercato di sviluppare l'apparato fogliare. Infatti, se notate, le prime 2 foglioline sono venute completamente fuori dal seme. Tra qualche giorno queste saranno completamente formate. Trascorsi circa 2 mesi, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina di uva alta più o meno 7 cm, con la prima delle 2 foglioline completamente sviluppata e l'altra in procinto di nascere e che nel giro di qualche giorno diventerà esattamente come questa qui. Non resterà altro che prenderla e spostarla in un singolo vaso al fine che questa possa svilupparsi in modo corretto. Quando travasate la piantina dal semenzaio al vaso, fate questa operazione, fate in modo che le radici e il tronchetto, quello fine per intenderci, vengano completamente interrati, lasciate che venga fuori dal terreno soltanto il germoglio. Questo favorirà durante la fase di crescita la piantina, perché la parte che andrà interrata è talmente esile che una volta che la piantina crescerà tenderà a fare cadere la pianta in uno dei lati del vaso. Invece, così facendo, la parte che uscirà da questo punto in poi sarà leggermente più robusta e permetterà proprio che la pianta si sostenga da sola durante la fase della crescita. Trascorso qualche mese possiamo notare che la pianta sta crescendo in modo corretto, guardate, è davvero molto carina.
E questo è il risultato che potrete ottenere dopo circa 8 mesi dallo spuntare del germoglio, ovvero una pianta assolutamente bella esteticamente, ma anche sana. Questa crescendo, essendo una pianta rampicante, avrà bisogno di un supporto al quale aggrapparsi. Io vi consiglio di prendere un bastoncino e metterlo di fianco alla pianta, in modo che appunto crescendo questa ci si possa aggrappare e crescere in modo corretto. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E se volete, se vi è piaciuto il video, condividetelo sui social, perché così facendo mi aiuterete a far crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.